Frane, crolli, allagamenti. Sono i tristi regali che l'inverno ogni anno porta alla Calabria. La chiamavano terra ballerina una volta a causa dei terremoti. È una terra che ha sempre tremato e che oggi continua a tremare sotto l'incubo delle frane, dei crolli, delle piene. Ancora ieri i torrenti, le fiumare, li chiamano qui, erano secchi e la siccità per la Calabria è il secondo cavaliere dell'Apocalisse. È in questo allucinante alternarsi di siccità e di alluvioni il dramma dei contadini e dei braccianti calabresi. La loro difesa è talora irrazionale, d'estate alzano argini che in inverno non resisteranno alla furia delle acque. A volte la nostra macchina da presa si è trovata improvvisamente di fronte a paesaggi lunari. Abbiamo visto i calanchi. Abbiamo visto una collina sgretolarsi sotto i nostri occhi. Era una collina e sembrava una duna. Era la Calabria e sembrava il Sahara. Dov'è possibile battersi contro la natura avversa, i calabresi combattono giorno per giorno. In questo ambiente particolarmente difficile e delicato, la Cassa per il Mezzogiorno opera attraverso il piano quindicennale con più di 244 miliardi e attraverso la legge speciale per la Calabria con altri 254 miliardi. Ma in alcune zone non sono sufficienti i miliardi a guarire questa terra. Le radici dei grandi alberi possono impedire al terreno di franare. A volte solo la natura può opporsi alla natura. Molte zone sono state diboscate irrazionalmente e ora non resta che aspettare. L'opera di rimboschimento richiede lunghi anni di attesa. Si ricorre allora alle trovate più empiriche. Perfino le radici dei fichi d'India servono a fermare la terra ed ecco crescere nella polvere la pianta della siccità, ecco susseguirsi le pietre miliari della sete. Ehi amico, c'è acqua potabile da queste parti? Potabile, come acqua, quella belce. Ho capito, grazie. La sete, un altro cavaliere dell'Apocalisse calabrese. Alcuni si sentono ricchi perché hanno un filo d'acqua e scrivono sulle fontane, bevi e ringrazia Dio. Nel settore degli acquedotti l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno con oltre 43 miliardi di stanziamenti è stato provvidenziale per molte zone. Sono stati costruiti fino a oggi 199 serbatoi per oltre 96.000 metri cubi d'acqua e sono stati posti in opera oltre 1.000 chilometri di condotte. Il piano prevede l'approvvigionamento idrico dei 410 comuni della Calabria attraverso una rete organica di acquedotti. Per l'agricoltura, che è uno dei cardini economici della regione, la Cassa sta effettuando interventi che nel complesso supereranno i 119 miliardi. Basti dire che delle 42 dighe previste nel sud, ben 12 stanno sorgendo in Calabria. Qualcuno ha creduto che la legge speciale per la Calabria fosse una bacchetta magica e ha aspettato dalla Cassa per il Mezzogiorno il miracolo. Di miracoli lo Stato ne ha fatti molti, intervenendo dove le condizioni ambientali permettono una radicale trasformazione. Ma è necessario che anche i calabresi facciano ora la loro parte. Purtroppo molti paesi vivono ancora come fermi nel tempo. Si aspetta, non si sa che aspettare, non si fa che aspettare. È un'attesa che dura da secoli, ma ora è tempo di muoversi, di uscire dall'isolamento. Vi sono isole linguistiche come questa, dove da 500 anni si parla in lingua albanese e sono calabresi, italiani. Pensando di vera per gente, un po' Ma non dovunque la natura è matrigna con la Calabria e in zone come questa sorgono aziende agricole e grandi fabbriche modello. È qui che si ritiene possibile un'azione innovatrice. Qui si sta esplicando l'iniziativa di operatori locali ed industriali del nord incoraggiati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le nostre iniziative nel campo turistico, industriale e agricolo a Praia e a Moratea dimostrano come è possibile intentare uno sviluppo economico della Calabria. Noi siamo riusciti nello spazio di pochi mesi creare degli assistenti, degli specializzati, i quali presto prenderanno la direzione, non dico dei reparti, ma delle sezioni di lavoro.
Questa situazione nuova che è venuta a crearsi dà veramente a qualsiasi operatore che scende dal nord la possibilità di trovare maestranze favorevoli. È un industriale del nord che parla. Oggi ha creato un'azienda in Calabria. Ha potuto constatare che l'elemento umano è ottimo. Ha solo bisogno di incoraggiamento. Grazie a ciò che è stato realizzato fino a oggi nel settore delle attività industriali e artigiane per le quali la Calabria dispone sui fondi della cassa di circa 7 miliardi, circa 4.000 persone hanno trovato un'occupazione stabile. Il reddito è aumentato in un anno del 16,5% per effetto di questa politica meridionalistica. Si sono visti piccoli operatori locali diventare grandi operatori, dimostrando di saper creare nuove iniziative. Il lavoro non va avanti, no? non è sbrigativo, cercate di far muovere un po' gli uomini. Chiappetta, vieni un po' qua, muoviti. Vai a dire a quel ragazzo che si sposti subito con i materiali laggiù. La ruspa lì non funziona bene, bisogna cercare di farla muovere un po' più a lungo. Sorgono nuove borgate, si costruiscono nuove strade. Per la viabilità sono in programma opere per 68 miliardi e mezzo. Stanno sorgendo strade moderne come la panoramica dei due mari che si vale del grande viadotto della Fiumarella, una delle opere tecniche più ardite d'Europa. Nel settore turistico lo stanziamento prevede spese per oltre 5 miliardi di lire. Il turismo può essere una grande risorsa per il domani della Calabria. Qui, in quest'oasi di pace, l'estate non è sinonimo di siccità, di miseria, di sete. Ma anche qui l'estate finisce. Anche qui l'estate confina con l'ira della natura. Dopo la breve parentesi di gioia, tornano minacciose le piogge e si ricomincia. Frane, crolli, alluvioni e acqua. Acqua. Acqua sulla Calabria, flagellata dalla natura nemica, dalla natura implacabile.